venera anzitutto gli dei immortali secondo la legge e serba il giuramento. Onora poi i radiosi eroi divinificati e ai daimoni sotterranei offri secondo il rito. Anche i genitori onora e chi a te per sangue sia più vicino. Degli altri fatti amico chi per virtù è il migliore, imitando nel calmo parlare, nelle azioni utili. Per lieve colpa non adirarti con l'amico sinché tu lo possa, presso il potere vige la necessità. Queste cose sappi e queste altre domina, il ventre anzitutto e così pure sonno, sesso e collera. Non far cosa che ti sia turpe in faccia ad altri o a te stesso, ma soprattutto rispetta te stesso, poi con le opere e la parola esercita la giustizia. Bene, siccome l'altra volta hai citato i versi aurei di Pitagora, gli abbiamo fatto un piccolo tributo. Se mi permetti, io mi alzo un momento perché devo fare una cosa. Tu parla. Allora continua a leggere i versi aurei. Allora, non far cosa che sia turpa in faccia ad altri o a te stesso, ma soprattutto rispetta te stesso, poi con le opere e la parola esercita la giustizia. In ogni cosa di agir senza riflettere perdi l'abitudine. Delle ricchezze e degli onori accetta ora il venire, ora il dipartirsi. Di quei mali che per daimonico destino toccano i mortali, con animo calmo, senza ira, sopporta la tua parte, pur alleviandoli, per quanto ti è dato, e ricorda che non estremi sono quelli riservati dalla moira al saggio. Buono o cattivo può essere il parlare degli uomini, che esso non ti turbi, non permettere che ti distolga, e se mai venisse detta falsità, ad essa calmo opponiti. Ciò che inoltre ora ti dirò, in tutto osservalo, che nessuno con parole o con atti ti porti a dire o fare cosa che per te non sia il meglio. Prendi consiglio prima di agire, a chi non ne seguano effetti funesti, fare o dire cose futili e sciocche e da uomo misero. Tu invece fai cose di cui non abbia a pentirti. Nulla dunque di cui non sappia, scorgi quel che davvero ti è necessario e felice sarà la tua vita. Non conviene trascurare la salute del corpo, nelle bevande, nel cibo, negli esercizi ginnici serba misura. La misura, dico, che da ogni turbamento ti preserverà. Abituati a una vita monda e priva di mollezze e astieniti dal far ciò che attira l'invidia. Non spendere avventatamente come chi ignora quel che vale, senza però essere gretto. La misura in ogni cosa è la perfezione. Fa dunque quel che non ti nuocerà, riflettendo bene prima di agire. Bene, ho letto altri versi, dei versi auri di Pitagora, che veramente andrebbero letti per un mese tutte le mattine, insomma. Cosa ti ho innescato? In effetti. Cosa ti ho innescato? In effetti, per fortuna, agisce nella società italiana e anche a livello mondiale una memoria che si fa sempre più intensa, più costitutiva, di questi grandi insegnamenti che provengono dal cuore della classicità. A questo punto dobbiamo dire, perché va detto, che il cuore della classicità non è la Grecia intesa geograficamente come Grecia, quella che oggi noi conosciamo che è economicamente in crisi, ma è la Magna Grecia, perché è dalla Magna Grecia, ma è vero, è dalla Magna Grecia che è uscito fuori la grande civiltà. Pitagora era un italiano, un italico. Buona parte dei filosofi primitivi erano siciliani. Dice, ma vengono da quell'etnia, anch'io vengo da quell'etnia, che cosa cambia? Guarda, ci sono due tesi, no? La prima tesi è, ammessa l'evoluzione, no? Ammessa l'evoluzione, come mai
in tutto il mondo la culla della cultura parte dal Mediterraneo. Come mai? Ci sarà un motivo. Ci sarà un imprinting, no? No, ma voglio dire, ci sono state delle condizioni, vuoi per il clima, vuoi per una serie di vuoi per il sole, vuoi per il mare, vuoi per tutta una serie di motivi, c'è stato un motivo in cui qui si è sviluppata la cultura e in altri posti un po' meno, anche se c'è una teoria che dice che in Cina una certa cultura... Ma indubbiamente la Cina però è un altro polo, è un'altra cosa la Cina. Aspetta, chiariamo bene questi concetti. Siamo qui per chiarire questi concetti. Un minuto. Dove è nata la scienza in quanto tale? Sì. Dove è nata la scienza? Chi è il più grande scienziato dell'antichità? Alcuni scienziati stanno anche in Persia. Voglio dire. Archimede, a questo ti riferisci tu? Appunto, allora è Archimede, il più grande medico dell'antichità, chi è stato? Adesso mi stai non lo facendo... sai. Mi stai facendo No, tu non lo sai perché avresti detto Ippocrate da Co. Invece no, non è vero, il più grande medico dell'antichità è Alcmeone da Crotone. Non lo sapevo. Vedicato sta sempre lì. Allora, che cosa... Era il grande principio alcmeoniano, che l'uomo è un individuo che la condizione di salute la vive nel momento in cui è integrato con un ambiente, col suo ambiente. Tant'è vero che dalla concezione alcmeoniana deriva la concezione attuale di concetto di salute, che non è dice star bene, non è concetto di salute attuale, è star bene in un ambiente sano. Certo. Ecco perché devi difendere l'uomo difendendo l'ambiente. Ecco perché gli assassini che oggi comandano in tutte le maniere in Italia hanno anche l'intenzione di distruggere l'ambiente, o nulla fanno per prevenire chi la distrugge. Non solo, ma stanno distruggendo tutte le tracce storiche e archeologiche. Tu prima hai citato Magna Grecia, no? Allora, quando io sento questa parola mi viene sempre in mente una battuta di Vittorio Sgarbi. E Vittorio Sgarbi, ricordiamoci, in quanto a battute è veramente un genio, no? Le studia la notte, mi dicono che non dorme mai perché è un insonno, eccetera. Allora, ci pensa la notte. È veramente un genio, io mi ricordo riferita a una giornalista, è più bella che intelligente, ma... Non è una giornalista quella, quella è una nota ministressa. No, ma... Esponente di spicco. Ma tornando alla Magna Grecia... Esponente di spicco dei catto comunisti. Allora, tornando alla Magna Grecia, no, ma era solo per citare una bella battuta, ne fece una che tutti dimenticano, invece nella mia mente si è stampata. C'era il periodo che era appena uscita la Lega, 20 anni fa parliamo, circa 20 anni fa. Allora c'era Bossi che diceva, l'Italia dovrà essere divisa in tre, Padania, Centro Italia... E sud. Allora Sgarbi a un certo punto gli ha detto, guarda, non è sud, è qualche cosa che la tua mente non potrà mai capire, si chiama Magna Grecia. Che mentre c'era la Magna Grecia c'erano le paludi in Padania, c'erano le paludi con la malaria, le zecche, le pulci, ecco Magna Grecia. Un qualche cosa che la tua mente è proprio impossibilitata a capire. Infatti, perché era, allora, in effetti, proposito. No, in effetti, aspetta, è aspetta, la risposta aspetta. Di un uomo di cultura italiano a un longobardo. Perché le Bossi è un longobardo. No, a tutti gli effetti. Certo. Dicevo, cioè, a tal proposito, lui lì c'è stata una discendenza diretta. Io ad esempio mi vanto di avere nel sangue il sangue dei Goti, non potrebbe essere diversamente, essendo la mia famiglia una famiglia di ravennati da sempre. Ma io mi vanto, ma vuoi cambiare i Goti con i Longobardi? Non c'è rapporto.
sì, no. Io sono contento di essere gotto. Loro, poveracci, sono restati quelli che sono, di cui l'espressione tipica sono i figli di Bossi, non Bossi stesso. È chiaro che poi lì nel sangue, soprattutto al sud, avendo avuto una marea di dominazioni, saraceni, turchi, arabi, francesi. Ma sono gli arabi, hanno avuto solo gli arabi, hanno avuto, i quali no. Arabi hanno acquisito proprio da quella cultura quella capacità di trasmettere un qualcosa che se fossi, non ci fossero stati, noi non avremmo avuto, e ricordiamocelo perché qui non se lo ricorda nessuno, mentre nel Medioevo cosiddetto occidentale si lavorava sugli antichi documenti, ma per falsificarli, gli arabi invece hanno trasmesso la cultura intatta della classicità, perché l'hanno tradotti punto e basta. È ben diverso. Comunque, tornando al discorso della Magna Grecia, voglio dire, quando c'era, a parte il contesto storico e geografico, a parte il contesto storico e geografico, un'isola è per sua natura predisposta ad avere la concezione dell'oltre, no? Quando tu vivi in un'isola che è circondata dal mare, ti devi porre per forza la condizione dell'oltre. Quando uno si pone nella condizione dell'oltre, sviluppa per forza le attività intellettuali. Tornando alla Magna Grecia, io insisto nel dire che stiamo facendo morire le tracce di questa Magna Grecia, e con questi governi neoliberisti che tagliano soldi dappertutto, stanno facendo morire Pestum, Segesta, Selinunte e quella che tutti conoscono, Agrigento. Ma ricordo che c'è Segesta, Selinunte, Pestum e ce ne sono tante altre. Ma anche qui vicino Piazza Armerina e qui vicino a Schisò, Naxos Schisò, che è vicino Taormina da queste parti. Insomma, sono tutte sedi che sono state sedi dei greci, che sono delle sedi da mantenere, perché chi non mantiene la storia non ha prospettive per il futuro. Detta questa saggezza, luogo comune, ti lascio la parola. Allora, tu hai iniziato con Pitagora, io ero andato a cercare il libro dei versi aurei commentati da Julius Evola e non sono riuscito a trovarlo, però avevo già preparato un altro intervento che leggerò qui in relazione al concetto di medicina, che è ugualmente importante perché va recuperato questo concetto. Se vogliamo salvarci, e invitiamo i nostri amici ad andare a vedere tutti i video che abbiamo approntato negli ultimi giorni. Pitagora, Epifania del dio Apollo. Attenzione, Pitagora raccolse e riordinò in una specifica sintesi provvidenziale il sapere misterico e sacerdotale delle diverse tradizioni religiose mediterranee e fondò la scuola iniziatica italica di Crotone. Nello stesso ambiente e nello stesso luogo dove fiorì Alcmeone da Crotone, il più grande medico della classicità. La scuola aveva come fine primario la formazione del sapiente, politico e medico, della persona la cui conoscenza del divino consentisse di attuare la salute pubblica e privata. Quindi la salute pubblica e privata deriva dal fatto che chi la gestisce, la organizza, la promuove, lo fa in funzione della sua conoscenza del divino.
La sapienza politico-medica pitagorica era ottenuta mediante l'iniziazione completa ai misteri divini. Un'iniziazione che comprendeva l'acquisizione sia dell'arte medica che dell'arte politica. Il possesso unificato di queste arti costituì il fondamento per l'attuazione del bene negli ordini personale e civile. Guarda che certi concetti sono stati anche recuperati dalla società contemporanea attraverso il sistema di servizio sanitario nazionale. Solo che il Servizio Sanitario Nazionale, la sua espressione puramente burocratica, e attraverso delle conoscenze mediche, che in realtà sono conoscenze impartite dall'industria del farmaco, ha tradito il principio fondamentale, che invece deve essere recuperato, e noi cerchiamo di recuperare in tutti i modi, attraverso quella che noi chiamiamo la medicina naturale. O lo sviluppo delle conoscenze della medicina naturale. Per medicina naturale, attenzione, non intendiamo dire medicina naturale basata su prodotti farmaceutici derivati dalle erbe. Diciamo, medicina naturale è quella medicina gestita da medici che hanno queste fondamentali conoscenze che risalgono a Pitagora e al Pomone da Crotone. Andiamo avanti. La missione provvidenziale pitagorica si volgeva attraverso tale indirizzo alla rigenerazione delle aristocrazie religiose e civili nelle città italiche. L'influsso della scuola crotoniate si sviluppò in breve tempo fino a Roma e produsse effetti fondamentali sulla nobilitas romana, in virtù dei quali l'élite procedette alla ridefinizione della prassi civile e religiosa dell'urbe sulla base della ricezione del verbo di Pitagora. Nella tradizione pitagorica si colloca Platone non a caso, ecco perché noi ci diciamo neoplatonici. Ma per questa ragione è vero che il mito racconta che Platone soggiornò in Sicilia. Che ci sia soggiornato o meno non significa. È come dire che Gesù Cristo è andato in Egitto. Quel Gesù Cristo, il mito lo racconta che veniva dall'Egitto, cioè dove era andato? Era andato a cogliere i principi essenziali della sapienza indiana che veniva trasmessa sul Mediterraneo attraverso l'Egitto. Ecco il senso del mito, fuga in Egitto. Che significa? E lo stesso è qui. Platone va in Sicilia perché la grande filosofia nasce e si sviluppa esclusivamente in quel luogo, non a Atene, Sparta o quant'altro, Peloponneso. Paesi eccezionali in ogni caso, perché la struttura mentale di quella gente la conosciamo. È una struttura ideativa, però non della Grecia. È una struttura relativa di certe genti che sono appunto quelle genti che in contemporaneità abitavano il Mediterraneo. Vedi caso, buona parte di quelle genti hanno elaborato dei sistemi di pensiero e filosofici, ma erano operati nel territorio italico, non in quello greco. Queste cose le dobbiamo sostenere. Il maestro ateniese elaborò in maniera compiuta la prima filosofia politica di tipo religioso e tradizionale, nella quale egli mostrò, specie nel dialogo La Repubblica, la corrispondenza esistente fra la città e la persona, fra la giustizia civile e la giustizia dell'anima, fra il bene pubblico e il bene personale. Qui non abbiamo bisogno di nessun papa che ci venga a insegnare qualcosa, quelli del passato e quelli di oggi. Semmai siamo noi che sulla base di queste cose dovremmo insegnare ai papi di essere più corretti e meno violenti nella natura umana e meno compromissori, come abbiamo già detto altre volte, il compromesso con la peggiore forma di relativismo morale, quella che è voluta dai neoliberali alla Scalfari, con i quali questo papa vuole metterci d'accordo. Quest'ultimo coincide con il possesso della perfetta sapienza.
fondamento della compiuta giustizia. Perché oggi in Italia non esiste la giustizia? Perché la perfetta sapienza è fondamento della compiuta giustizia. Platone affermò sempre l'inscindibile unità del bene pubblico e del bene privato. Perciò sostenne che la realizzazione del sommo bene nell'animo non può essere perseguito al di fuori del sommo bene pubblico, politico e religioso. Secondo il maestro ateniese, l'opera benefica della persona sapiente e virtuosa può attuarsi solo nella perfetta costituzione politica, in quanto la sapienza può dispiegarsi nella pienezza della giustizia solo in quella situazione politico-religiosa nella quale l'ordine dell'essere può essere attuato senza ostacoli o avversioni. Aristotele, da ultimo, riaffermò decisamente l'unità inscindibile dell'ordine civile e dell'ordine personale ed individuò nella città giusta, retta dal sapiente, il solo ente nel quale può essere attuata la pienezza del bene pubblico e privato. Lo Stagirita ribadì che solo nella città divinamente regolata è possibile evitare la sovversione prodotta dall'individualismo umano e la deviazione in senso materiale della persona e della società. Ecco l'individualismo umano, il liberismo è qui all'origine, ecco la sovversione, cioè la trasformazione dell'uomo in un essere assolutamente strisciante, al di sotto ovviamente del serpente, perché il serpente è ben altra cosa che l'uomo che striscia, eh? Secondo il filosofo, ogni energia deve essere spesa per difendere o per restaurare l'ordine politico e religioso giusto. Finisco con questa frase, tradizionale, solo nel quale la persona trova l'autentica possibilità di attuare il vero bene in accordo con la realizzazione del sommo bene comune. Allora, premesso che farti da spalla è veramente difficile, anzi, tu parli di intellettuali, voglio sottolineare per chi ci ascolta che sei tu, non io, io sono un povero uomo messo su questa terra che cerca di capire poverino, le cose. Poverino. No, devo dire che il concetto con cui hai aperto questa ultima idea, e cioè che la salute pubblica è un qualche cosa di strettamente correlato tra la salute del singolo e la salute della collettività, che è un principio filosofico che aristotelico, viene completamente abbandonato per poi riapparire nel 1700 con Bernardo Ramazzini, che è un medico padovano, sempre italiano, in cui lui finalmente comincia a analizzare le malattie di carattere sociale, e cioè prima tu lavoravi nelle fogne a spalare merda, lui mi ricordo che c'è nel suo trattato, che io non ho letto ma ho preso quando scrissi un libro sulla cultura... La medicina sociale nasce in Italia, esatto, è indubbio. Esatto, no, lui fu il primo che cominciò a... capire che non esiste salute collettiva se non c'è una salute individuale, non esiste salute individuale se non c'è una salute collettiva. Voglio dire, riprendendo il concetto... Tant'è vero, si chiama igiene, quella cultura sanitaria che guarda a tutto, e senza la quale non si può fare prevenzione, e si chiama proprio igiene, quella che vogliono distruggere negli studi universitari oggi, che in cui gli insegnamenti di igiene si stanno riducendo giorno dopo giorno. Sì, perché vogliono il medico manuale, il succedaneo del robot chirurgico. No, però dicevo, questo Bernardo Ramazzini del 1700 cercava di contestualizzare le malattie all'interno di un contesto sociale. Dice, perché tutti quelli che spalano le fogne si ammalano alla vista? No? Invece prima l'approccio qual era? Ti facevano male gli occhi, curavo te. Cioè, malattia, cura, non andavano alla causa.
del problema, insomma, c'era finalmente si era arrivati a cominciare ad avere un nesso logico di un male di categoria, di un male di società, insomma, questo mi hai fatto venire alla mente questo principio e te l'ho voluto sottolineare. È fondamentale. Non solo, ma in Italia nasce la medicina del lavoro. Sì. Nasce tutto qui, cioè tutti questi concetti di carattere sociale, che io ad esempio a tutti questi medici che sono poi stati in un certo senso incentrati, vedi caso, che sono all'origine della medicina scientifica in ogni caso, è tutta gente che in una maniera o in un'altra si sono trovati a operare non solo nelle grandi università mediche eccetera, ma anche sostanzialmente a Roma, quindi questo è uno studio che noi potremmo fare in un secondo tempo, ma sì. Capacità di capire che l'uomo è inserito, è integrato in un ambiente e viene da qui, non viene da nessun'altra parte. Ma vedi, noi adesso stiamo veramente facendo questa discussione che forse è veramente il fulcro, no? Tra lo scontro tra il liberismo, neoliberismo e quello che invece è uno stato sociale. Perché il neoliberismo ha tutto l'interesse di rompere i legami, qualunque essi siano, con la scuola, col lavoro, con le istituzioni, perché ti vuole pedina, canna in balia del vento, no? Devi essere soggetto solo a quello che è la distribuzione della multinazionale, vuoi che sia della comunicazione, vuoi che sia della comunicazione, vuoi che sia della distribuzione di farmaci, vuoi che sia della distribuzione di film, vuoi che sia della distribuzione alimentare, vuoi che sia della distribuzione energetica. Se invece, quindi tu singola persona, io devo rompere i legami anche con la tua famiglia. Adesso qui non è una questione di moralismo, però c'è una scintilla. Ma è verissimo. C'è una scientifica. Ad esempio i divorzi vengono incentivati. Perché i divorzi vengono incentivati? Perché non c'è più una legislazione che anche se è coercitiva e spesse volte non ben accettata dalle persone, questa imponeva la non rottura del matrimonio, perché nel momento in cui in qualsiasi avvenimento, in qualsiasi caso, il divorzio o la separazione vengono incentivati, è semplicemente perché si vuole creare la figura unitaria della persona. Ripeto, è difficile farti la spalla, però allora ma è vero. Quindi devo rompere con la falsa idea di darti la libertà assoluta, devo rompere tutti i legami che tu hai con la famiglia, con le istituzioni, con la società, con la comunità, e creare un individuo solo che a sua volta è una canna mossa dal vento. Un individuo solo, non a caso il sociologo Bauman ha scritto Una moltitudine di uomini soli, un grande scrittore, certo, un grande pensatore più che altro. Allora è qui che il neoliberismo la sta vincendo su tutti i fronti, perché propaganda una falsa libertà, quindi ti fa rompere tutti i legami con la famiglia, legami per poi però darti lui solo le risposte. Sei malato? Ecco la pastiglia. Vuoi energia? Ecco il mio petrolio. Vuoi il cibo? Ecco il mio GM. Vuoi l'informazione? Ecco il mio film. Tu non hai più possibilità, perché una volta che ho rotto, che rompere legami significa rompere l'identità. Rompere legami significa rompere l'identità. Rompere l'identità del territorio. Perché la mia identità è nel confronto, scontro o amore con gli altri. Questa è la mia identità, se no non ce l'ho. Ora il problema è: ci stanno riuscendo in Italia o a che punto siamo? Giusto per chiudere. Siamo molto male e per rispondere ti faccio vedere questo numero. Responsabilità Questa del sapere. Rivista, responsabilità del potere, del sapere, che è una rivista di un prestigioso centro di comparazione e sintesi. Ideologia e tecnologia.
Della quale centro facevano parte tutti i più importanti intellettuali dell'etica, della filosofia, pensiero scientifico. Prima che incominci, su questa cosa ha tenuto una conferenza quel filosofo del nord che ha copiato la tesi, non mi ricordo mai il nome, vabbè, adesso appena mi viene lo dico. Lui praticamente mette in opposizione la tecnologia con la cultura, la tecnologia con l'ideologia, perché lui dice la tecnologia funziona e va veloce, l'unico obiettivo della tecnologia è funzionare, invece l'ideologia, diciamo, ha necessità di dialettica, quindi rallenta il tempo dell'uomo, la tecnologia invece velocizza l'uomo, ed ecco che l'uomo si sta piegando ai tempi della tecnologia, invece dovrebbe ritornare ai tempi dell'ideologia, che sono molto più lenti. Il problema è che questo pensatore, di cui adesso mi sfugge il nome, Galimberti. Il problema è che lui, come pura facendo un'analisi perfetta, si pone in maniera pessimistica dietro questa cosa. Lui dice la tecnologia è così, l'uomo deve inseguire i tempi della tecnologia. E no, sei sempre tu uomo che stabilisci quanto la tecnologia debba invadere la tua vita, e soprattutto se questa tecnologia è a servizio dell'uomo o a servizio dell'economia, perché Galimberti questo punto non lo sottolinea, probabilmente non lo vuole affrontare per ovvie ragioni, ma se tu la tecnologia la metti a servizio dell'economia, della finanza e dell'usura, è chiaro che avrà tempi sempre più rapidi e eroderà posti di lavoro e distruggerà quello che è l'ergonomia umana, cioè il tempo della natura umana. Certamente. Quello che tu chiamavi ciclo giornaliero dell'uomo, no? I tempi di cui parlava anche Nicola Pende, no? I cicli arcadici. Certamente. No? I tempi. I bioritmi. I bioritmi. Che vengono spezzati sistematicamente. Ma se tu pensi che la tecnologia invece deve essere a servizio dell'uomo, allora tutto cambia. Quindi l'analisi è giusta, ma ti poni in maniera sbagliata. Esattamente, adesso io voglio leggere un articolo che all'epoca, e qui siamo l'Atto Nazionale di Comparazione e Sintesi non assume alcuna responsabilità sulle idee eccetera, numero di conto corrente eccetera, direttore responsabile professor Romano Molesti, docente di storia delle dottrine economiche nell'Università di Padova. Comitato Scientifico di Studi Economici e Sociali, Guido Menegassi, Gino Barbieri, Vitaliano Rovigatti e Giuseppe Mira, tutta gente di cui non si sente più parlare. Questo numero, in ogni caso, mi risulta essere del 1977. Qui c'è quello che ha scritto questo articolo, di cui voglio leggere alcune frasi, è Luigi Bogliolo, rettore magnifico della Pontificia Università Urbaniana. Sentiamo cosa scrive sta gente, perché all'epoca c'era gente che scriveva queste cose. A me non risulta oggi che ci siano altri in queste pontificie università che dicono qualcosa di equivalente. Il negativismo filosofico della dialettica hegeliano marxista rientra nella più ampia visuale della cultura filosofica europea, e ormai non solo più europea, che conduce al nihilismo anarchico e rivoluzionario, di cui tutti stiamo assaporando gli amari frutti. E questo è un altro discorso che non è possibile portare avanti in questa sede. Prima di passare oltre è necessario toccare un problema di grande attualità. Credo che l'umanesimo sociale cristiano non sia che una particolare applicazione del rapporto fede-ragione, oggi universalmente messo in crisi da filosofi ed teologi cristiani. Allora, questa è un'accusa notevole, ma forse più che messo in crisi è ignorato o mal risolto. Qui si parla di teologi cristiani. Aspetta, si domanda l'autore, dimmi. Quanto è lungo il periodo? Il periodo è lungo, no, così, mezza paginetta.
No, perché volevo fare una brevissima interiezione, però ho paura che poi ti innesco delle parentesi. Dicevo, Hegel, tu hai citato Hegel. Hegel, ho parlato di hegelismo, non di Hegel, c'è una bella differenza. Va bene, però dico Hegel, per quello che io posso pensare, ha continuato anche dopo Kant l'errore di Cartesio, cioè ha assunto nell'idea e ha fatto assorbire all'idea tutto quello che era il problema della creazione, ed è qui l'errore hegeliano. Non so se mi sono spiegato. Ti capisco perfettamente. Non entro nel merito perché mi interessa dire altre cose. vai. Allora, è possibile un'etica sociale cristiana? Guarda l'accusa che fa a queste persone nel 1977. Magnifico rettore dell'Università Pontificia Urbaniana, la più importante di Roma. È tragico che oggi non pochi teologi cattolici mettano in dubbio la possibilità stessa di un'etica sociale cristiana. E pia e porta a casa. Probabilmente non è altro che un riflesso della cosiddetta secolarizzazione. E ci chiediamo perché c'è. Che anno era, scusa, che anno era? Un dialogo in corso. Che anno era? 1977. Quindi 1977. Quindi già all'epoca c'era chi evidenziava segni di secolarizzazione. Esattamente. E ci chiediamo se oggi abbiamo Bergoglio che vuole chiedere un accordo sulla base di una comune ideologia liberista o neoliberista con l'esponente più classico, più tipico di questo liberismo sfaldatore dell'interiorità dell'uomo. Non c'è niente di strano. Lasciamo da parte coloro che negano ogni compatibilità tra esegesi biblica e morale sociale e di conseguenza negano addirittura che la Chiesa istituzionale debba occuparsi di problemi sociali, preferendo canonizzare una delle tante sociologie correnti, quasi sempre la sociologia marxista. E per fortuna che si trattava di sociologia marxista, perché a questo punto io preferisco il marxismo al liberismo, di cui l'esponente Scalfari. Assolutamente. No, il quale liberismo scalfariano ha poi corrotto la cultura marxista, davvero oggi che noi abbiamo i postcomunisti che sono tutti degli scalfariani, direttamente o indirettamente. Questi teologi e filosofi cattolici partono, forse senza rendersene conto, da una concezione della realtà e della storia secondo la visuale delle filosofie moderne e suppongono, ormai tramontata per sempre, cadaverica e maleolente, la cosiddetta metafisica. Suppongono che oggi stiamo vivendo una storia radicalmente nuova, accentuando molto più ciò che differenzia le epoche storiche che ciò che le unisce. Per fortuna non tutti la pensano così. Sono in molti oggi a rendersi conto dei limiti dell'umanesimo socialista e a sentire l'urgenza di una ripresa a fondo della dottrina sociale della Chiesa nei suoi fondamenti filosofici, biblici e teologici. Lo stesso socialismo, nelle sue diverse forme, proprio sulla base del marxismo, è fortemente in crisi. Il realismo dell'epoca nostra non crede più al sol dell'avvenire. Lo sappiamo, poi il fallimento del sol dell'avvenire c'è stato. Ed è stato un crollo, sostanziale, come si potrebbe dire, un crollo drammatico per la maggior parte dei fessi che ci credevano. Vediamo allora di mettere in luce alcuni presupposti che stanno all'origine di questa situazione. È sintomatico il fatto che venga messo in dubbio la possibilità stessa di un'etica cristiana che è poi l'umanesimo cristiano sociale. Mi sembra che questa ultima frase sia più che indicativa, detta da il magnifico rettore di un'università tra le più prestigiose a livello mondiale, Università Pontificia. No, ma tutto questo chiude, no? Chiude il concetto della secolarizzazione legato a quello che dicevamo prima, no? Io ti do una falsa libertà a te individuo, ti faccio sentire libero, rompo tutti i tuoi legami,
questo concetto di secolarizzazione viene accusato da quel rettore già nel 1977, si chiude oggi con Papa Bergoglio che dice: fai appello alla tua coscienza, insomma, lei ti dirà ciò che, sì, è, sì, ciò che è bene e ciò che è male. Praticamente si è rotto tutto ciò, quello che era il collante sociale che faceva da controllo, perché il singolo viene controllato. Ma il magistero in quanto tale, ma sì, ti immagini che Scalfari va da Pitagora, no? E Pitagora gli dice: fai quello che ti pare. Ma scusa, siamo seri, andiamo. Va bene, io credo che per andiamo. Oggi abbiamo detto anche troppo. No, un'ultima cosa la devo far vedere. Prego, perché, ancora questa maglietta alta, sì. Mamma mia, ti voglio uccidere. La finisci di fare pubblicità occulta? Allora, mi è venuta in mente questa cosa perché ci sono delle assonanze. Il libro è questo: La città ideale, Ezio Donatini. Enzo Donatini. Terra del Sole. Non lo conosco. C'è un piccolo centro della Romagna Fiorentina. Intanto spieghiamo cos'è la Romagna Fiorentina. La Romagna Fiorentina è quella parte della Romagna che per un lunghissimo tempo è appartenuta a Firenze, praticamente, al Granducato di Toscana. Questa parte della Romagna poi fu staccata, mi pare, negli anni 30 e diventò a tutti gli effetti Romagna emiliana, Emiliano Romagnola. In questo territorio è vicino alla città, è la nota città turistica Castrocaro e di cure termali, Castrocaro, fu costruita a suo tempo con lo scopo proprio di creare una forma di città ideale, no? Questa qui, che si chiama appunto Terra del Sole, fu costruita sulla base delle utopie rinascimentali di cui si fece portavoce, non a caso, Tommaso Campanella, ma che risalivano alla concezione platonica della Repubblica ideale, dove la struttura fisica della città si va a compenetrare, no, con gli interessi dell'individuo. Allora, io nell'invitare gli amici a fare un salto in Romagna e vicino a Castrocaro, nel caso andare a vedere questa forma di piccola città, che è veramente una forma ideale, di città ideale, comunque concepita dagli urbanisti dell'epoca, siamo nel 1500 e nel 1600, non ricordo bene la datazione, dove si trovano ancora delle strutture che sono rimaste intatte. Io ad esempio andai a visitare e mi fecero visitare le carceri dove ci sono ancora graffite le scritte dei condannati a morte, insomma è veramente interessante. Vicino a Castrocaro. Io questa cosa qui l'ho voluta far vedere proprio per dire: guardate che la concezione platonica della civitas è una concezione, e qui ci sono ovviamente tutte le cartine e tutto il resto, è una concezione che è stata vissuta e potrebbe essere di nuovo anche realizzata, laddove la struttura urbanistica viene concepita come proiezione di una idea e non il contrario. Non il contrario, dove si creano artatamente delle esigenze e si fa dell'abusivismo edilizio, com'è la caratteristica di questa epoca di che tu hai denunciato, perché quello che si vuole fare oggi è l'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio che poi dopo tu vai a regolamentare perché poverini ormai hanno un tetto sulla testa, però l'abusivismo edilizio è quello che distrugge tutto. Ma vedi, quando... esce dai piani regolatori.
Guarda, quando si distrugge lo Stato, quando si vuole snellire la presenza dello Stato, no? Ci sono movimenti, compreso il Movimento 5 Stelle, che vuole smantellare le province il sol perché costano. È chiaro che c'è un falso problema. Se una cosa non funziona, non va tolta, va fatta funzionare. Esattamente. Previo stabilimento, se non è degna di essere conservata. Certo, tu non puoi eliminare perché ti costa. La presenza dello Stato nel territorio è fondamentale per la sanità, per la cultura, per il mantenimento della giustizia, per la prevenzione, per la manutenzione delle strade, tutto il sistema idrico nazionale, tutto il sistema boschivo nazionale. Serve la presenza dello Stato, non sono soldi buttati, e questi sarebbero soldi che, se fossero stampati con la sovranità monetaria, rimarrebbero con la controparte di generare ricchezza sul territorio. Invece noi non facciamo presenza sul territorio perché ci dobbiamo fare prestare i soldi dagli usurai. Ora, ieri, per dire, parlavo con la dottoressa Rambaccio, che sono riuscita a farmi dare un'intervista proprio riguardo consigliamo a tutti i nostri amici di sentire a che livello siamo arrivati da una denuncia di una alta funzionaria dello Stato ci ha spiegato come ormai il cancro è entrato nella struttura funzionale, cioè il Ministero delle Finanze, deturpando tutto e mettendo il sistema della tassazione statale nelle mani di delinquenti, allo Stato puro. Dicevo, che nulla hanno a che fare con i funzionari dello Stato. Anche lei ribadiva il concetto che si sta distruggendo, oltre ad aver distrutto lo Stato, no? Oltre ad aver distrutto tutto l'apparato statale, con la scusa che funzionava male. E perché funzionava male? Per il neoliberismo, perché si poteva anche far funzionare uno Stato ideale con una città ideale. E invece, dopo aver distrutto lo Stato, stanno distruggendo anche le imprese private, che naturalmente, senza avere un piano nazionale, un piano infrastrutturale, un piano industriale, un piano energetico, un piano culturale, senza avere un piano determinato dalla sovranità di uno Stato, è tutto lasciato alla libera iniziativa, al libero associazionismo, che naturalmente ha i limiti che può avere il libero associazionismo. E questo è il limite, la distruzione ormai dello Stato. Vabbè, io per oggi ho finito. Dobbiamo in qualche maniera proiettarci per qualche soluzione. Qualora si riesca a concludere con questo mondo, laddove le estreme colline dolcemente serrano la valle, brulica un cantiere come un frenetico alveare. Marraioli, bifolchi, cappellini, cioè, muratori, carpentieri, a che cosa attendete? Una città fortezza edifichiamo, una città nuova, la città del sole. Cinta sarà di mura, bastionate e possenti. S'entrerà da due porte sotto due castelli. Due larghe strade avvieranno alla piazza, cuore della città. Qui i palazzi e la chiesa e intorno il verde della campagna. Sopra l'azzurro è il sole. Una città solare che dell'astro maggiore rifletta l'armonia, gli spiazzi e lo splendore. Così un artefice e nelle sue pupille lessi l'immagine di un sogno già fatto pietra. Non ti fare mai. E salutiamoci il cane. Non ti fare mai un cagnolino piccolo, perché sono stupidi, ma stupidi, che più stupidi non puoi. Fatti una lana. E lo so, è una creazione. Fatti un Doberman, è una. Sì, non c'è differenza, non c'è maggiore differenza. Sono un animalista e adoro gli animali, ma i cani piccoli sono di una stupidità micidiale, va bene. Baiano per nulla. Poi quando devono abbaiare. Sì, almeno che questi. Caricature, in altro caso. Buona sovranità. Altrettanto.